Come lo ha ricordato Mario Draghi, l'Unione Europea ha un grosso problema di competitività. Il nostro mercato unico è sempre meno unico e le barriere burocratiche e legislative sono numerosissime. Io stessa, quando incontro una startup, ho tendenza a consigliare di andare prima negli Stati Uniti. Fare impresa nell'Unione Europea sta diventando un atto quasi eroico. Non è un caso se gli investimenti europei stanno aumentando negli Stati Uniti. Ma in questo modo stiamo perdendo know-how. Quello che è urgente è recuperare competitività economica perché sarà l'unico modo per assicurarsi la transizione digitale e ambientale. Noi di Azione pensiamo che la politica industriale debba diventare una politica europea. Oggi abbiamo 27 piani industriali quando dovremmo averne uno e lavorare insieme a 27 sulle filiere strategiche per poter competere con le altre potenze mondiali. In materia militare penso che dovremmo mettere in comune i mezzi di costruzione e di produzione delle armi. Le nostre industrie belliche dovrebbero lavorare molto di più insieme, come fu fatto con la ceca, con l'acciaio e con il carbone. Dobbiamo riformare i trattati. Oggi la nostra presa di decisione è troppo lenta e non abbastanza fluida. L'Unione Europea sembra un pachiderma che si muove in un mondo che sfreccia. Serve una politica ambientale che sia basata sulla scienza e non sull'ideologia, basata sui dati, sugli studi di impatto, sugli studi di fattibilità. Perseguire una transizione che sia sostenibile sia a livello ambientale, economico e sociale sarà il mio leitmotiv se sarò eletta al Parlamento europeo. La questione dei giovani è fondamentale. La scuola non è una competenza europea, eppure abbiamo effettivamente bisogno di un'istruzione e di una formazione professionale che ci possa garantire competenze per il mercato del lavoro in costante evoluzione. L'accesso al credito è un altro punto fondamentale. Lo vedo molto in particolare nel settore agroalimentare che conosco molto bene. Il rinnovamento generazionale è difficilissimo proprio perché i giovani hanno pochissimo accesso ai crediti. Inoltre c'è la questione fondamentale dell'impiego femminile. L'Unione Europea dovrebbe proporre dei programmi specifici per l'impiego delle donne in Europa. Secondo l'OCSE, per esempio, se l'Italia fosse un paese dove vige la parità di genere e l'occupazione femminile fosse allo stesso livello che quella maschile, potremmo guadagnare ben 7 punti del PIL. Infine, un ultimo punto. Erasmus Plus è un programma indubbiamente molto efficace che va implementato e sviluppato perché permette appunto la mobilità dei giovani. Però è vero anche che in Italia molto spesso i giovani fanno fatica a tornare, quindi dobbiamo garantire che dopo aver fatto un'esperienza all'estero tornino, se no saremo sempre vittime di questo fenomeno che chiamiamo i cervelli in fuga, che sono un grossissimo danno socio-economico.